Mi chiamo Maria Grazia Facciolo, sono un'infermiera, sono una mamma di due figli, abito in provincia di Vibo Valentia e sono anche una caregiver per mio figlio, di cui ho un disturbo dell'attenzione. Sono Cinzia, sono un'infermiera che lavora da più di 3 anni al Pugliese Ciaccio, sono sposata, ho due figli grandi. Ho deciso di fare l'infermiera perché ho sempre voluto fare un lavoro utile agli altri. Mi è sempre piaciuto assistere le persone, stargli vicina. Già da piccolina io avevo il pallino di fare il medico, però ai miei tempi la situazione economica familiare non era possibile. Da adulti io avevo già i miei figli che avevano 8 anni, 10 anni e ho deciso di entrare all'università. Ho superato subito la selezione, per cui ho studiato con i bambini che riuscivo a gestirli. Finalmente si è realizzato da adulta, ma ho realizzato un sogno. Certo, non sapendo di toccare con mano questa situazione della sanità, mi ero fatto un'idea diversa, una favola. Quando ho iniziato a fare questo lavoro nel lontano 2008, credevo che avrei fatto poco precariato, che sarei riuscita a superare un concorso, a vincerlo, ma la sanità calabrese è stata commissariata, quindi tutto quello che mi aspettavo è andato in frantumi. Anzi, sono rimasta pure disoccupata per 5-6 anni. Sono entrata, come dicevo, nel 2018 con un contratto a termine, prorogato di volta a volta. Abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno con l'ansia della scadenza dei contratti. Poi puntualmente, l'ultimo giorno utile, arrivava questa proroga, a volte anche solo di 20 giorni. Io ho iniziato con una sostituzione di aspettativa di 104, diventarono dei contratti a tempo determinato ad incarico. Nell'ottobre 2019 ci arrivò tutti una lettera di licenziamento che diceva che noi a dicembre dovevamo andare tutti a casa. La situazione in generale dei precari della sanità in Calabria è disastrosa, cioè lo è stato ben prima che iniziasse la pandemia Covid. È ancora in un meccanismo di commissariamento da 11 anni ormai. Questo meccanismo di commissariamento di fatto ha prodotto il taglio completo delle assunzioni per via del blocco del turnover. Quindi tu per 10 anni in Regione Calabria non hai potuto assumere personale a tempo indeterminato, punto. L'unico sindacato che ci ha seguito affinché noi fossimo sempre prorogati e furono stabilizzati prima quelli del 2019, poi del 2020 ed ora noi quelli del 2021, fu solo l'USB. Tutti gli altri se ne fregarono altamente. Abbiamo toccato con mano il disastro della sanità calabrese. Con l'USB abbiamo fatto tante battaglie in questi 3 anni e mezzo, la prima proprio per la scadenza dei contratti, quindi puntualmente riunioni, sit-in, in attesa di questa proroga, che poi puntualmente è arrivata, ma per pochi mesi. Ma nonostante tutto abbiamo lavorato con impegno, serietà, perché al primo posto c'era la salute dei pazienti. USB ha iniziato a intraprendere questa battaglia 2 anni e mezzo fa, perché improvvisamente 50 persone di questo ospedale hanno perso il posto di lavoro. Erano dei precari, precariato storico della regione, avevano superato i 36 più 12, 48 mesi fatidici dall'articolo 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro, che dice che la stessa azienda non può assumere questa persona per più di 48 mesi con formule di contratto a tempo determinato. Improvvisamente si sono accorti che erano arrivati ben oltre la soglia dei 48 mesi, c'era gente che aveva addirittura 50, 52, 54 mesi di precarietà alle spalle, hanno pensato bene di licenziarli dall'oggi al domani, dicendo che non gli potevano più rinnovare il contratto di lavoro. Arrivato a quel punto noi abbiamo fatto un intervento sindacale in prima battuta per fare riassumere queste persone. Siamo riusciti, tramite una serie di lotte che sono andate avanti per mesi, per 3 mesi. Tra l'altro questa cosa è arrivata, guarda caso, in pieno agosto, quindi quando è pure più difficile mobilitare, quando gli uffici sono vuoti, quando nessuno ti dà risposte. Abbiamo trascinato la vertenza fino a ottobre-novembre, inoltrato, e siamo riusciti a fare riassumere queste persone. Da quel momento in poi si è aperto chiaramente uno spettro sulla precarietà. E il precariato storico ha iniziato a rivolgersi all'Unione Sindacale di Base per ottenere una stabilizzazione. Io ho vissuto la mia condizione di precaria lottando sempre. Non ci potevamo permettere di essere precari per 10-20 anni.
perché siamo tutte persone di 30, 40 anni, 50 anni, non potevamo restare precari per sempre. E quindi ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo affidati all'USB. Abbiamo lottato dalla piccola Catanzaro e si è alzato un grido che è arrivato fino a Roma. Aver raggiunto la stabilizzazione cambia completamente il modo di fare nella vita quotidiana, perché mentre prima, anche già per una cosa semplice, andavo a comprare una macchina, serviva una busta paga che c'era, però leggevano tempo determinato, in automatico veniva respinta. Adesso quindi mi sento più sicura da questo punto di vista. Innanzitutto non ho lo stress, sempre ogni 2 mesi, 3 mesi, ripeto anche 20 giorni è capitato, di sapere chissà se domani lavoro. Io sono monoreddito, quindi mio marito non lavora per problemi di salute, quindi sono l'unico sostentamento della famiglia. Ho figli grandi, 25 anni adesso, 20 anni, che non lavorano, perché sono giovani che si danno da fare, ma non trovano niente di sicuro. Quindi io sono l'unico sostentamento della famiglia. Quindi essere e finalmente avere la stabilizzazione, sono certa di, se tutto va bene, sto in salute, di poter continuare a mandare avanti la famiglia. Ecco cosa cambia, avere la sicurezza di un reddito che entra in casa. Ora che sono arrivata alla stabilizzazione, la mia idea di futuro è che non devo aver paura che si alza un giorno il commissario del Pugliese, il commissario della Calabria e mi dice basta precari, andatevene tutti a casa. Almeno sono sicura che non vivo più con questa spada di Damocle sulla testa, perché il tempo indeterminato mi dà più sicurezza. Paura di espormi anche da precaria, mi sono sempre esposta, perché quando si dice la verità non bisogna avere paura di dirla. Questo è il mio modo di pensare.